Lei o il signor Zanini? Indifferente, uno dei due riveriti signori, ma a lei non potrei fregare un lavoro, una prestazione manuale. Se la dice al signor Zanini, se ha qualcosa da fare, prego. Dunque la manovra del baionettamento viene fatta così. E poi, così, capisce? Cioè, prima colpire e poi... Questo materiale come lo ha avuto, professore? Ma adesso le spiego. Quella parte di materiale che si riferisce alla seconda grande guerra l'ho avuto alla seguente maniera. Essendo io stato intermediario nella capitolazione tra l'autorità militare germanica e quella alleata, ho fatto mettere una clausola per mezzo della quale doveva venire dato al museo, primo, gli archivi militari, secondo, campionario di tutto il materiale dei tedeschi, dei loro alleati e dei loro avversari, il che l'ho avuto, quasi tutto. Professore, di quanti armi e di quanto materiale dispone? Dunque, guardi, come armamento vero e proprio il museo dispone di circa 10.000 diversi pezzi. È la più grande campionario di oggetti d'armamento che sia mai stato fatto, che va dall'età preistorica fino all'epoca quasi attuale. Però le voci da noi sono quasi 1 milione, perché le parti tecnico-militari costituiscono appena una piccola parte del museo stesso. Noi abbiamo 60 sezioni distribuite in 12 depositi, abbiamo le collezioni anche uniformologiche, emblematiche, ma poi anche le raccolte psicologiche, biologiche, applicate però alla lotta, sanitarie, tecnologiche, storia della tecnica in generale anche, eccetera. È molto vasto il complesso. E per quanto si riferisce all'armamento, dovrei dire ancora che i cannoni sono un centinaio da noi, ma si tratta di cannoni molto rari e di notevole valore. Molto importanti sono i cannoni giganti, la raccolta di cannoni giganti credo che sia l'unico luogo dove sono riuniti tanti cannoni giganti. Mezzi corazzati da combattimento sono 50 da noi. Abbiamo anche i treni armati, poi anche un certo quantitativo di piccoli natanti in grandezza naturale, fra cui 2 sommergibili. Comandanti, basta i tamburi, fate fermare i battaglioni. Madre Courage, ecco che viene a vender scarpe. Questo era il più bello degli stemmi absburgici di Trieste. Più di uno si domanda perché non si vedono più stemmi absburgici a Trieste. La ragione è molto semplice: quando è crollato l'impero austro-ungarico, io li ho tutti staccati e portati in museo. Queste coppe elettriche sono semifunzionanti ed è già in programma che in rapporto alle varie manifestazioni verranno accese e verrà sciabolato il cielo con i raggi di queste fotoelettriche. Questa è la più grande del mondo, pare, a 2,20 metri di diametro, sono germaniche tutte e tre. Si vuole mostrare proprio questa specie di inutile sperpero, inutile e dannoso sperpero che ha fatto l'umanità nel corso della sua travagliatissima e direi quasi balorda esistenza. Comandante, basta i tamburi, fate fermare i battaglioni, madre Courage, ecco che viene a vender scarpe per ben marciare, la pulci e cimici, i dochi eccetera, tra carri e traini e tra i cannoni. Se al gran macello li vuoi mandare. Questo materiale, questa opera fa parte di una attività che converge verso il Centro Internazionale Abolizione Guerre e della Fratellanza Universale. Sono paroloni molto grossi, ma è un problema che con infinita buona volontà si può risolvere. Io so di poter aiutare a arrivare alla fratellanza universale, all'abolizione delle guerre, che a loro volta questi due problemi sono
sincronizzati con tanti altri problemi ancora che qua non è neanche il caso di, penso io, di accennare. Comunque il nostro museo raccoglie ogni sorta di materiali che abbiano rapporto con la, col manifestarsi dell'ostilità fra gli esseri viventi, non solo fra le persone ma anche fra gli animali e anche fra le piante, perché la lotta è una manifestazione tipicamente biologica che si manifesta a tutti i livelli, a livello pianta, a livello microorganismi, a livello animali e a livello persone, e per la verità si manifesta in modi stranamente simili. Io mi sento veramente in condizione, se vengo aiutato, e anche non molto, se vengo aiutato e non ostacolato come sono stato fino adesso, se vengo aiutato mi sento veramente in condizione di poter aiutare l'umanità ad arrivare molto presto alla abolizione delle guerre, perché è una cosa che sotto sotto la desiderano tutti. Bisogna tenere presente che non c'è niente che provochi veramente il sorgere delle guerre. Le guerre in realtà sorgono perché c'è una specie di impulso che porta gli esseri viventi, non solo quelli umani, a una specie di impulso che li porta alla lotta, il quale impulso si negli esseri umani, poi e anche negli esseri non viventi non umani, si carica e dopo un certo tempo ha la tendenza a esplodere. Per gli uomini si è voluto dire, e corrisponde abbastanza alla verità, che le guerre tendono a scoppiare una volta ogni generazione. Dunque il pericolo in tutto il mondo è veramente molto grande, ma aumentando di molto il livello della civiltà umana, le guerre non scoppieranno assolutamente più, gli uomini non sentiranno più l'impulso alle guerre. Lei ha ideato, inventato delle armi? Guardi, le spiego, nella prima grande guerra ho avuto l'occasione di studiare una quindicina di armi circa che, se fossero state adottate, avrebbero, direi, quasi cambiato completamente le sorti della guerra. Dovevano venire adottate però di sorpresa. Ho creato tutta una gamma di oggetti d'armamento che andava dal semplice pugnale, di cui ho mostrato anche un disegno grossolano fatto alla svelta, ma ciò però i disegni originali da allora li conservo ancora, è vero, fino ad armi allucinanti, mostruose, che io però per la verità non pensavo di usare contro gli avversari, ma di farle agire e farle esplodere in luoghi dove si fosse stati ben sicuri che non c'è assolutamente niente da distruggere o da colpire, soltanto per mostrare la forza, niente altro. Avevo creato anche delle armi alludenti a ciò che adesso si dice armi atomiche. Ne ho tuttora i disegni, non li ho mai potuti mostrare perché non sono brevettate, ma ne mostrerò i modelli e i disegni dopo che l'avrò tutelato di brevetto. Lo stesso pugnale lo può copiare un qualsiasi fabbro anche in una notte. E per questo allora avevo pensato di portare le armi nelle trincee, in involucri chiusi, e dargli ai reparti d'assalto sì e no che qualche poco tempo prima, qualche ora prima di usarle, perché se già in una settimana se ne può costruire tante che se ne vuole di pugnali, è vero che è la più semplice delle armi da me allora ideata. Ma lei ha sottoposto questi progetti all'industria dell'epoca? Ho qualche cosa poco mostrato, ma assai poco mi hanno badato, molto poco, come mai nessuno ha dato retta a me, come non mi si dà retta neanche adesso, quasi mai. Appena adesso ha cominciato le autorità locali a interessarsi del complesso di problemi dei quali mi occupo, e anzi voglio dire una cosa, che un uomo che ha saputo come me creare simili strumenti bellici e che nella seconda grande guerra è stato anche consulente militare,
che perciò la guerra la conosce molto bene, può benissimo anche insegnare la pace, perché la guerra è inutile, gli esseri umani non vennero costruiti per essere distrutti o danneggiati, neanche le loro opere non devono venire distrutte o danneggiate. Con le sue feste, con i suoi rischi, la guerra dura da più stagioni, ma può durare anche 100 anni, guadagno al povero paese.